Buonasera, buonasera anche dalla TGN, benvenuti a questa edizione in Fiera Milano a Rho. È oggi il gran giorno, il Salone del Mobile di Milano torna fino a domenica prossima nella sua veste tradizionale dopo lo stop del 2020 e l'edizione speciale dello scorso settembre con il Super Salone curato da Stefano Boeri. Sono stati riempiti tutti i padiglioni del polo fieristico milanese con 2.175 espositori, di cui 600 designer del Salone Satellite. Per il 27% sono esteri e con le biennali dedicate a cucina e bagno. C'è stata una grande affluenza ai tornelli nel giorno inaugurale dell'esposizione. Lunghe code si sono formate già dalla prima mattinata agli accessi, sia per chi ha raggiunto il polo fieristico in metropolitana, sia per chi è arrivato in auto. Gremiti anche i 20 padiglioni della struttura. Inoltre, nelle vie di Milano la festa è già cominciata, 800 eventi tra mostre, talk, installazioni, letture e presentazioni di nuovi prodotti in tutti i principali distretti cittadini del design, da Brera all'Isola, da Tortona a Durini, passando per le 5 vie, senza dimenticare le nuove location come quelle attorno alla stazione centrale. E ovviamente alla cerimonia inaugurale c'erano tutte le autorità milanese e lombardi, il sindaco di Milano, il governatore Fontana. Sentiamo le parole proprio per l'inaugurazione. Abbiamo un'edizione che è un'edizione particolare, innanzitutto perché è il 60° anniversario di una formula di successo. Una formula di successo che però è cresciuta negli anni, continua a crescere. E cosa che a me sta molto a cuore, ha sempre saputo cogliere le trasformazioni di Milano, della nostra Milano. Il Salone e la Design Week sono oggi parte di questa città. In sostanza mi interpretano la qualità, la stile. Di fatto sono una vetrina che porta gente da tutto il mondo a Milano e che espone Milano al mondo. Anche i numeri di questa 60° edizione sono significativi. Consentitemi di dire che se questo è avvenuto, un po' di merito va anche a quello che è successo l'anno scorso, quando anche con il sostegno da parte di Regione Lombardia si è voluto comunque organizzare un salone più piccolo, più ridotto, ma che voleva dare il messaggio che il comparto non intendeva fermarsi, che il comparto voleva guardare al futuro con ottimismo. E devo dire che anche se pur nella misura ridotta dello scorso anno, ha sicuramente contribuito a mandare questo positivo messaggio. Ovviamente c'era anche il presidente di Asso Lombarda, Alessandro Spada, che ha detto è un grande piacere tornare a vivere in presenza, si tratta di un appuntamento unico che rappresenta una straordinaria vetrina per moltissime imprese del territorio che promuovono l'eccellenza italiana nel mondo. L'immutata vitalità di questa grande rassegna globale dimostra quanto il laboratorio del design di Milano e della Lombardia sia cresciuto in un ambiente che dimostra sempre più sensibile da una parte alla green economy, dall'altra al tema del coinvolgimento delle nuove generazioni. Queste le parole del presidente di Asso Lombarda. E in concomitanza con il Salone del Mobile c'è stato un blackout di circa 2 ore, dalle 13 alle 14.45 in centro storico a Milano. Tutto questo mentre stavano fiorendo gli eventi del fuorisalone. Il guasto ha interessato all'area di Piazza Castello, via Legadio e anche via Dante, e per qualche minuto la luce è mancata anche a Palazzo Reale. Il guasto potrebbe essere stato causato da alcuni lavori di pavimentazione in corso nella zona. Abbiamo visto il presidente Fontana parlare all'inaugurazione del Salone del Mobile, ma le notizie che riguardano Fontana sono anche altre, quelle di oggi, perché la Procura infatti ha deciso di ricorrere vi ricordate che Fontana era stato prosciolto dall'accusa di frode in pubbliche forniture lo scorso 13 maggio? Beh, appunto, la Procura ha deciso di ricorrere contro il proscioglimento con tutti i 5 protagonisti della vicenda. Ricordiamo la gestione, si parla della gestione della fornitura da 75.000 camici affidata nell'aprile del 2020 ad Ama, società di Dini, di cui la moglie del presidente Lombardo deteneva il 10%, per 513.000 euro, poi trasformata in donazione quando erano emerse le voci sul presunto conflitto di interessi del governatore, scelta che portò a non consegnare gli ultimi 25.000 camici della fornitura.
Fontana ha detto che non è assolutamente sorpreso, ha detto va benissimo, non ci sono problemi, come ero sereno prima, sono sereno adesso. Cambiamo argomento ancora, parliamo di stadio perché il Milan pare che voglia lo stadio di proprietà esclusiva e pare che stia proprio puntando sempre di più verso l'area Falck di Sesto San Giovanni e sono sempre più gli indizi che portano verso questa direzione. Alberto Carreras. Proprietà nuova, stadio nuovo. Il neoproprietario del Milan, il fondo americano Red Bird, è intenzionato a realizzare un impianto sui terreni ex Falck a Sesto San Giovanni, tempi più rapidi e maggiori certezze rispetto a quanto prospettato a Milano. Insomma, la società rossonera preme sull'acceleratore e spunta il progetto del nuovo stadio, firmato dal noto architetto Norman Foerster, uno che conosce bene le aree di Sesto San Giovanni. Avere un impianto di proprietà rappresenta il sogno di tutti i club di calcio, maggiori entrate, maggiore visibilità, un maggiore valore patrimoniale della società e maggiori possibilità di utilizzarlo anche per altri scopi come concerti, convention o altro ancora. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma tutto pende verso questa direzione. Lo stadio verrebbe collocato vicino a quello che negli anni 70 era l'altoforno Tagliaferri, produttore di ghisa. L'edificio ristrutturato servirà da porta di accesso al nuovo stadio che avrà forma ovale. Dovrà contenere 60-70 mila spettatori, sarà sostenibile e dovrà essere rivolto alle famiglie con servizi attivi tutta la settimana. L'edificazione si integrerà con il Parco Concordia. Sarà ben collegato con metropolitana, ferrovia, tangenziali e aeroporto di Linate. Adesso bisognerà vedere cosa farà l'Inter. Resterà al Meazza, scatterà una riqualificazione dell'impianto, i nerazzurri dovranno accollarsi tutti i costi di gestione e manutenzione o ci sarà un nuovo accordo con il comune? Tutti quesiti che dovranno ottenere una risposta in tempi ragionevoli. Sembra davvero la storia infinita questa dello stadio, ne ha parlato di nuovo anche il sindaco di Milano che ha detto che aspetta di conoscere le intenzioni reali del Milan ma anche dell'Inter e ha ribadito che le procedure sul terreno pubblico sono per forza molto lunghe e complesse. Sentiamolo. Se si sceglie la via di costruire su un terreno pubblico il percorso è più lungo, c'è poco da fare, probabilmente su un terreno privato si fa prima a mettersi d'accordo, non sono sicuro che risparmierebbero tempo perché se solo immagino cosa si debba fare a Sesto per il piano della mobilità è qualcosa di complicato. Ho chiesto, ho scritto alle squadre di avere conferma delle loro intenzioni perché noi i nostri passi li abbiamo fatti e in particolare abbiamo nominato dopo una gara il coordinatore del dibattito pubblico, quindi vorremmo partire a questo punto. Il presidente Scaroni continua a dire che l'Italia è il paese della burocrazia, che sperava che Milano, che è una città veloce, sì, facesse... Scaroni non è svizzero, è italiano, conosce il sistema, da decenni lavora in questo sistema, quindi può anche sorprendersi, ma voglio dire, se è così cosa facciamo? Facciamo finta che non sia così. Rimane anche il fatto che un conto è la burocrazia, un conto è anche che le regole e le leggi vanno rispettate. Lo dico anche altri politici che la fanno facile e che dicono ma sì, tanto. No, le leggi vanno rispettate. Lo sa, lo dice uno che avendo fatto un miracolo con l'ESP è stato 4 anni in tribunale. Quindi ci piaccia o non ci piaccia, ma non è un problema di piacere o non piacere, è un problema di conoscere le cose. Chi si occupa della cosa pubblica deve rispettare le leggi, questo è quello che voglio fare io. Questo è il sindaco di Milano, ma ha parlato anche il sindaco di Sesto San Giovanni, che ha detto, Roberto Di Stefano, che ha detto l'ipotesi dello stadio del Milan a Sesto è sempre più concreta. Al sindaco Sala ribadisco non è colpa nostra se a Milano hanno perso tempo, non hanno mai dimostrato un interessamento concreto per il nuovo stadio. Da sindaco della città metropolitana dovrebbe essere contento di investimenti così importanti nell'area. D'altronde, dice Di Stefano, in tutta Europa, da Londra a Monaco di Baviera, ci sono impianti lontani dal centro della città. Sesto San Giovanni è ben collegata con la metropolitana, Linate a 15 minuti di distanza, una stazione dei treni, tangenziale ed autostrade. Noi siamo pragmatici, conclude Di Stefano, abbiamo una visione strategica dello sviluppo del territorio. Queste appunto le parole del sindaco di Sesto. Cambiamo argomento, la contrattazione collettiva in vigore nel nostro paese non deve essere penalizzata dal salario minimo voluto dall'Unione Europea. Lo ha detto a Milano oggi il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. L'Unione Europea vuole diffondere il salario minimo in tutti i 27 paesi aderenti.
Tuttavia non sarà obbligatorio, ma facoltativo. Attualmente sono 21 i paesi dove è in vigore il salario minimo, con modalità e livelli molto differenti. Basti pensare ai 320 euro al mese in Bulgaria e agli oltre 2200 sempre al mese in Lussemburgo. In altri 6 paesi, tra i quali l'Italia, esiste invece la contrattazione collettiva. Più volte i sindacati hanno denunciato lo scandalo di lavoratori spesso assunti da cooperative che vengono ricompensati con 4,5 euro o 5 euro all'ora. Una paga ritenuta da fame assolutamente insufficiente nel 2022, soprattutto per quanti vivono nelle grandi città. Oggi sull'argomento a Milano è intervenuto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. La decisione dell'Unione Europea lascia grandi margini ai Paesi membri per in qualche modo declinare questo principio in base alle realtà, alle caratteristiche di ogni Paese. Ad esempio, noi abbiamo una contrattazione molto molto avanzata, anche di secondo livello, e quindi in qualche modo questo strumento non deve penalizzare le forme che abbiamo sperimentato con successo. A lei favorevole? Quindi l'Italia non servirebbe? Ma in alcuni settori probabilmente serve, in tanti settori credo che l'attuale contrattazione garantisca già oggi degli stipendi superiori a quelli del salario minimo. Vedremo, ma a proposito di lavoro, stava un altro incidente mortale sul lavoro, stava installando alcune tende da sole su un balcone al quarto piano quando è caduto dalla scala ed è precipitato nel vuoto, morendo sotto gli occhi del collega. L'ennesimo infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio in via Pinamonte da Vimercate, in zona Moscova, Milano. La vittima è un operaio di 49 anni di un'azienda specializzata. Stava lavorando in un palazzo privato quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel cortile. La scala su cui era salito il 49enne è stata sottoposta a sequestro da parte degli inquirenti. L'operaio è precipitato da una quindicina di metri e ovviamente la caduta non gli ha lasciato scampo. Ora i dati che riguardano il Covid, ecco, abbiamo una percentuale dell'11,9% con 4.491 positivi su 37.475 tamponi, e la percentuale è leggero in aumento rispetto a ieri, e aumentano anche i ricoveri, quelli ordinari, di 8 unità, mentre scendono di una unità in terapia intensiva. I decessi sono 8 e per quanto riguarda le province, a Milano abbiamo 1.677 casi. Cambiamo argomento, è stato firmato oggi nell'Aula Magna del Politecnico l'accordo di collaborazione tra Politecnico, Regione Lombardia, Aria, Intesa San Paolo e Primo Reggimento Trasmissione dell'Esercito per la nascita di una rete di comunicazione quantistica a Milano. Vediamo di cosa si tratta. Nasce lontano, Regione Lombardia decide di investire su ricerca tecnologica un paio di anni fa. Il Politecnico risponde dicendo: lavoriamo sulla prima trasmissione quantistica, vuol dire una trasmissione in grado di garantire velocità ma soprattutto sicurezza dell'informazione. Eravamo ancora in piena pandemia, quindi sembrava che fosse qualcosa che non fosse attuale. Oggi invece diventa attuale proprio in questo conflitto al centro dell'Europa e questi continui attacchi hacker. Le nostre infrastrutture sensibili, i nostri dati individuali, i dati della sanità, i dati bancari, i dati finanziari, i dati commerciali sono da proteggere oltre quelli della difesa. Quindi oggi abbiamo voluto collegare Intesa San Paolo, l'esercito italiano, Regione Lombardia. Beh, intanto è una prima sperimentazione con fondi arrivati, stanziati in epoca Covid, prima sperimentazione sulle telecomunicazioni e sulla sicurezza delle telecomunicazioni in un settore molto all'avanguardia, no? Il quantum in generale. Si utilizza un nuovo sistema per le telecomunicazioni che non è basato dai sistemi utilizzati finora in campo commerciale, in campo civile, e quindi tutti i fornitori, tutti quelli che gestiscono, sono tutti soggetti totalmente nuovi, totalmente diversi, e la comunicazione è una comunicazione assolutamente sicura perché non è possibile decriptarla.
Cambiamo argomento, ha aggredito la cronaca, ha aggredito l'ex compagna fuori da un locale pubblico a Milano, causando le lesioni al volto con una prognosi di 30 giorni. In altre occasioni l'aveva intimidita e minacciata, al punto che la vittima, in grave stato d'ansia, ha modificato le sue abitudini per evitare di incontrarlo. Con queste motivazioni, un 37enne marocchino è stato arrestato dalla polizia su ordine della procura milanese. L'attività di indagine avviata dai poliziotti della squadra mobile di Milano, coordinati dal 5° Dipartimento Tutela della Famiglia, Minori ed altri soggetti deboli, ha consentito di ricostruire sia la dinamica dell'aggressione che i comportamenti persecutori, anche attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e l'ascolto di diversi testimoni. Cambiamo argomento, l'arcivescovo di Milano ha partecipato all'incontro svoltosi presso lo storico Palazzo Edison a Milano sulla sostenibilità ambientale e la transizione energetica. Occorre, ha detto Monsignor Delpini, l'impegno della politica. Sentiamo Anna Maria Braccini. È presente fisicamente, ma... Il tema della cura del bene comune è determinante per operare scelte sostenibili. Così come quello dell'attenzione ai giovani è fondamentale per dare loro motivazioni e per rendere desiderabile diventare adulti. È questa la sfida più urgente che l'arcivescovo indica concludendo l'incontro per la presentazione del volume dell'economista Marco Magnani, Making the Global Economy, Work for Everyone, moderato dallo stesso autore, docente alla LUISS di Roma e alla Harvard Kennedy School. Serata svoltasi presso lo storico Palazzo Edison di Foro Bonaparte, che ha visto l'intrecciarsi delle questioni oggi forse più scottanti, per uno sviluppo equo del pianeta, come la necessità di una governance mondiale per generare progresso, la transizione energetica, l'innovazione tecnologica, il post-Covid e la guerra in corso. Ambiti delineati negli interventi del giornalista ed editorialista Ferruccio De Bortoli, della vicepresidente assessora al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti e di Nicola Monti, amministratore delegato di Edison e presidente della fondazione EOS. Chiarissimi in questo contesto anche il richiamo ai temi occupazionali di casa nostra, con la pressante preoccupazione per i giovani e per la cura di un rapporto intergenerazionale che dovrebbe coinvolgere di più l'agenda politica, perché come diceva Alcide De Gasperi, i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle prossime generazioni. Da qui la conclusione dell'arcivescovo, dopo che De Bortoli definisce i ragazzi che non studiano e lavorano un'emergenza straordinaria. Il tema della politica in generale, della cura per il bene comune, mi sembra determinante. E l'altro aspetto che mi sembra determinante è il tema della motivazione ai giovani perché diventino adulti. E io credo che c'è un investimento da fare non sull'individuo ma sulla famiglia. Con questo questa era l'ultima notizia, mi fermo qui, vi ricordo dopo di noi le previsioni del tempo, poi la striscia quotidiana di Anna Maria Braccini, la chiesa nella città oggi, a seguire il telegiornale sportivo e Nova Stadio e Sprint e poi come tutti i martedì ci dedichiamo alla politica, linea d'ombra per te, parliamo di referendum, parliamo di lavoro e dello stadio di San Siro e del futuro dello stadio a Milano, a stesso San Giovanni, e come al solito potete intervenire con i vostri messaggi anche con le vostre telefonate. Arrivederci e buona serata.